Let's go visit the outside. Eccoci qua con un altro voiceover, ragazzi. Ho messo insieme un po' di clip della Thailandia. Non so esattamente quanto ho filmato, quindi ho deciso invece di fare un vlog di mettere insieme un po' di clip che vi faccio quello che mangio, gli allenamenti in palestra, eccetera, eccetera. Ovviamente a colazione, come avete visto, c'era un buffet enorme, ma io mi sono sempre provato a tenere carboidrati, prevalentemente frutta, c'è un sacco di questa tipi di frutta esotica, mela speciale thailandese, ci stavano questi frutti esotici. Ovviamente accanto ci ho bevuto sempre un tè, poi un po' di pane, altra fonte di carboidrati, e questo tonno, che in realtà è tonno freschissimo, tagliato a fette, e qua ci stanno questi crumpets di patate, anche questo per un po' di carboidrati, e qualche ovetto. Quindi ho provato a minimizzare i danni. Ragazzi, ho deciso di farvi vedere un tour della camera, quindi iniziamo subito. Facciamo un bel bagno. Tour della casa rapidissimo, perché in realtà voglio andare subito con l'allenamento di oggi. Ho fatto un push workout iniziando ovviamente con la panca piana. Se avete visto, ho addotto le scapole. Questa è una cue importantissima. Se volete migliorare con la vostra panca piana, dovete fare due cose. Uno, trovare un'impugnatura, la larghezza dell'impugnatura che fa bene per voi. Cioè, chi ha le leve più lunghe che magari deve andare un pochino più largo, chi ha le leve più corte un pochino più stretto, provate e testate come siete più forti. Seconda cosa, dovete proprio retrarre quelle scapole, perché quando andate a sedervi sulla bench dovete essere stabili al 100%, quindi voglio che veramente provate la prossima volta che andate a fare la panca piana di non curvare la schiena, ma di retrarre le scapole e mantenere una posizione super stabile sulla panca. Sono poi passato a fare questi standing shoulder dumbbell press unilaterali. Questi sono importanti se avete ad esempio un lato più sviluppato dell'altro, perché facendo un movimento unilaterale è così che riusciamo a compensare, che riusciamo a riportare in avanti il lato debole rispetto al lato forte. Quindi invece di farli tutti e due allo stesso tempo, potete farlo unilaterale. Questo è anche semplicemente una variazione in caso arrivate in stallo di forza per 2-3 sessioni con un altro movimento per le spalle. Allora, per cambiare, questa è una variazione che potete includere per rompere quello stallo e continuare a fare progressi, continuare ad applicare il sovraccarico progressivo su un altro movimento che comunque aiuta anche il movimento principale. Come sapete, il petto è il mio punto debole, quindi ovviamente faccio più di un solo movimento. Qui sono passato a fare, mi sembra, 2 o 3 serie da 10 o 12 rep. Se vedete, faccio una breve pausa di un secondo in fondo al movimento perché voglio veramente sentire la contrazione. Spingo su con il petto e contraggo il petto sia in discesa che in salita, quindi è proprio, voglio che attivate la connessione mente-muscolo e non state semplicemente spingendo via i manubri, non state provando a sollevare il peso, ma state veramente provando a contrarre il petto. Passiamo poi ai tricipiti, ovviamente, dato che questa è la giornata push, alleno petto, spalle e tricipiti. Con i tricipiti, anche qui è un movimento di isolamento, quindi provo ad applicare il sovraccarico progressivo, però ragazzi, sui movimenti di isolamento ovviamente è più difficile continuare ad aumentare il carico a ogni singola sessione. Quindi quello che faccio è, provo sempre a fare una ripetizione in più della sessione precedente. Una volta che arrivo all'intervallo, al massimo dell'intervallo, su tutti i set che sto completando, allora è lì che mi permetto di aumentare il carico e riprendo con le ripetizioni più basse e continuo a crescere in questo modo. Quindi sono passato, dopo i tricipiti, sono passato a questi chest flies ai cavi. Ragazzi, non dite che sono piccolo, che altro, perché in realtà sono in fase di massa, quindi sono in quella metà tra l'essere definito e l'essere grosso, perché avevo anche fatto un mini cut prima di venire qua in vacanza, quindi sinceramente non stavo al massimo. Poi con la luce, senza luce, crea un sacco di ottiche diverse e non capite più niente. Però quindi sì, qua rivedendo il mio fisico sinceramente potrei essere molto meglio, e anzi adesso mi sento anche sia più grosso che più definito.
passato poi a un secondo movimento per i tricipiti, questi qua per attivare e per stimolare il capo lungo dei tricipiti, quindi questo è il capo lungo interno dei tricipiti. Anche lì ho fatto, mi sembra, 3 serie da 12 ripetizioni. Poi sono passato ovviamente a fare il lat raise, perché per una spalla completa dovete sì come primo movimento prediligere un vertical press, quindi ad esempio come avete visto con il manubrio, col bilanciere, da seduti o da in piedi, ed applicare il sovraccarico progressivo, ma poi non dovete dimenticarvi di fare il lateral raise, quindi deltoide laterale, 12-15 ripetizioni, 3-4-5 set. Finita la palestra, sono andato in questa serata tipica thailandese, quindi godetevi un po' la musica e godetevi, ecco, il cibo. Un sacco di pollo, un sacco di riso, quindi in realtà per noi bodybuilder, tra virgolette, per noi amanti del fitness andrebbe anche abbastanza bene. Un sacco di legumi, verdure, riso, pollo, scampi, un sacco di questi, comunque sia pesce che carne, quindi un sacco di proteine là. Ovviamente cuociono tutto in delle salse, quindi bisogna stare attenti con le salse. Però diciamo che io quando sono in vacanza rispondo a una domanda che ricevo molto spesso, ed è: come fai a far rientrare tutto nei macronutrienti? Lo fai anche quando stai in vacanza? E la risposta chiaramente, ragazzi, è che se noi lavoriamo, contiamo i macronutrienti, rispettiamo una dieta per 350 giorni all'anno, quei 15 giorni in cui siamo in vacanza in realtà possiamo essere anche più rilassati, possiamo goderci un po' di più il cibo, non dobbiamo assolutamente monitorare tutto passo per passo, grammo per grammo. Quindi sì, quello è un attimino quello che penso io con la dieta durante la vacanza. Qua, come vedete, è terminato tutto, quindi qua vi faccio vedere delle riprese di Phuket, di Patong e un sacco di gente, un sacco di motorini. Veramente la Thailandia mi ha colpito molto, ragazzi. Consiglio a tutti di ritornarci e proverò anch'io a tornare, magari non con la famiglia, ma con gli amici, anche per sperimentare di più, diciamo, le serate, magari le uscite serali, non so se ci stanno delle feste, o comunque con tutti questi bar o ristoranti che vedete qua. Poi, ovviamente, clima thailandese. Prima ci stava un sole pazzesco, dopo un minuto ha iniziato a diluviare. Quindi sì, ragazzi, se vi è piaciuto questo video, grazie mille per la vostra attenzione, vi ringrazio tantissimo, lasciateci un like e ci vediamo nel prossimo. Mamma mia, che bello, lei.